Il gruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Caltagirone, nel corso di una conferenza stampa, ha lanciato l'ultimatum di 10 giorni, entro i quali il sindaco Nicola Bonanno dovrebbe a loro dire rassegnare le dimissioni. Queste le prime reazioni giunte dagli ambienti di partito alla luce dell'avvenuta bocciatura in Consiglio dei bilanci pluriennali 2012-14 e 2014-16, Salvo Falcone, consigliere comunale di Forza Italia. Forza Italia è in contrapposizione completa con questa amministrazione. Adesso Forza Italia non vuole mettere una mano avanti e quindi pensare subito alla sfiducia del sindaco di Caltagirone, perché spera in una presa di posizione proprio del sindaco in cui lui autonomamente rassegni le proprie dimissioni e renda Caltagirone libera per un nuovo futuro. Si allarga il fronte degli oppositori che mirano a restituire il mandato agli elettori attraverso l'obiettivo della riproposizione di una seconda, in questo caso, mozione di sfiducia. Aldo Grimaldi, consigliere di Forza Italia. Il sindaco nei prossimi 10 giorni faccia un passo indietro, rendendosi conto della difficoltà ormai in cui lui stesso si è messo, della maggioranza che pseudotale che lui ormai in consiglio non ha e del fatto che i suoi stessi consiglieri, che fino a qualche giorno fa avevano assessore in giunta, oggi non lo sostengono più. Il sindaco dovrebbe fare una seria riflessione e nell'interesse suo e della città dovrebbe fare un passo indietro e dimettersi. Forza Italia auspica che il sindaco autonomamente rassegni le dimissioni per evitare il cappio della sfiducia. Sarovita, segretario provinciale senior di Forza Italia. L'amministrazione locale non è riuscita a imporsi o a riprendere il filo precedente e per cui via via nel tempo è scivolato in una posizione, diciamo, secondaria e non certamente primaria. Conclude il coordinatore cittadino di Forza Italia, Sergio Gruttadauria, che ha indetto la conferenza stampa. L'arrivo del commissario prefettizio tramite il Ministero, quindi dall'assessore degli enti locali, creerebbe un bilancio lacrime e sangue. Per evitare questo, per evitare il taglio ai servizi sociali, al turismo, alla cultura, noi chiediamo che questa amministrazione si dimetta prima possibile, nell'arco massimo di 10 giorni, affinché si possa andare alle elezioni e ridare a questa città un'amministrazione che possa amministrare seriamente negli interessi dei cittadini.